Voci della Memoria è un'associazione che nasce a Casale per raccontare, soprattutto raccontare, quello che è stato e farsi raccontare. Voci della Memoria, noi ci consideriamo tutti voci. Difatti quando andiamo in giro siamo Luca, siamo Diego, siamo Pamela, siamo Silvia. Però chi mi ha fatto venire qua? Ti metto il cognome! Potete immaginare chi è. Allora, Luca Cavallero racconterà la sua storia. Stasera io vi racconterò la storia di Vincenzo Ninino Battista. Battista, Vincenzo, detto Ninino. Sono due facce da altri tempi. Sono due facce da inizio Novecento. Battista, infatti, nasce nel 1911. Solo 4 anni prima, a Casale nel 1907, apre la Etamit. L'ingegner Mazza porta qui in Italia un brevetto, era straniero, e apre questa ditta. Questa ditta per Casale è un'autentica rivoluzione. Finalmente si può smettere di andare a lavorare nei campi, di massacrarsi, perché in fabbrica si lavora 8 ore e ti pagano bene. La Etamit tira fuori poi, pochi anni dopo, nel 1920, quello che fa letteralmente la sua fortuna, le lastre ondulate. Perché è verissimo, come è stato detto, che viene usato l'Etamit per moltissimi impieghi. Addirittura, oltre ai casi detti, ci sono i ferri da stiro, ci sono i rasoi del barbiere, viene usato in qualunque cosa dell'amianto. Però è conosciuto ed è sparso in tutto il mondo, adesso vi racconterò, grazie soprattutto ai tetti. Ovunque voi andiate, troverete i tetti. La famiglia Schmidaini, che qua entra la famiglia Schmidaini, si sviluppa soprattutto nella Germania nazista e ha dei buonissimi rapporti col governo hitleriano. Ha dei buonissimi rapporti, tanto che addirittura in alcuni lager i prigionieri venivano impiegati per lavorare l'amianto. A Casale invece era il futuro. L'amianto era la salvezza. La famiglia Schmidaini si contraddistinguerà poi comunque per aver avuto anche buoni uffici in Sudafrica con l'apartheid, ed ecco le ricerche di Diego, in Nicaragua nella ricostruzione dopo quello che c'è stato, insieme a Somoza. Noi andiamo avanti e dopo Battista nel 1934 nasce Vincenzo, che vi ho fatto vedere prima. Vincenzo nasce a Tramonti, non so se voi sapete dove è Tramonti. Tramonti è un paese della campagna, sopra Maiori, sopra la Toscana Amalfitana. Moltissimi di voi saranno andati in pizzeria, bene, da Tramonti sono arrivati sul nord tantissimi pizzaioli, tantissimi. Nel dopoguerra ne è arrivata su una marea. Vincenzo sarà un nuovo casalese, perché Vincenzo nel 1954 arriva a Casale Monferrato. Torniamo però a Battista. Battista inizia a lavorare alla Etamit nel 1954, quando arriva Vincenzo, Ninino. Battista viene appunto da famiglia contadina. Durante la guerra se ne è stato buono a Casale Popolo. Casale Popolo è un quartiere di quelli che sono intorno a Casale. C'è Santa Maria del Tempio, c'è San Germano, sono queste frazioncine che stanno in circondario. Battista ha lavorato tanto in nero, ha lavorato e deve entrare in fabbrica. Va a fare il colloquio alla ETA e gli dicono: sappiamo come siete voi di Casale Popolo, siete dei rompicoglioni. Siete comunisti, siete sindacalizzati, però lavorate. Quindi, vieni, c'è posto anche per te. Per mio nome è Liberatorio. E Liberatorio è Battista perché fa suo turno in fabbrica, inizia alle 4 di mattina, stacca a mezzogiorno, il pomeriggio lavora ancora nel suo orto, la sera esce, va ancora al bar con gli amici, cioè ha 3 vite della stessa giornata. E in più lo pagano bene. Lo pagano bene perché non è un caso se ti pagano bene, perché qualcosa lo sanno già. Le danno una bottiglia di 1 litro d'olio al mese. Sapete cosa vuol dire negli anni 50 1 litro d'olio al mese? Fa tanto. I contadini, oppure gli operai di altre ditte, li guardano. Cioè, entrare all'Etamit è come entrare alla Fiat. È come entrare alla Fiat, chissà. L'Etamit è il futuro. Viene impiegato da chiunque. A Casale Monferrato,
lei, David, spesso ai suoi dipendenti dice: vuoi un po' di polverino, che sono riscatti, a lavorazione e tutto, vuoi un po' di polverino, portatelo a casa, te lo regalo, come sono bonifici. Allora vedete che viene sparso ovunque, viene sparso, i ragazzini ci fanno le capanne, ci fanno i tetti, nelle baracche a Po, dove si passa il weekend per andare a giocare a carte e tutto, viene impiegato lo scarto della lavorazione per fare le baracche e tutto, materiale che resiste e ti viene dato gratis. Viene usato per fare le solette dei cortili, le solette dei sottotetti, Ethernet, ovunque. È bellissimo questo materiale, è ignifugo, ce l'hanno gratis. Vincenzo è arrivato nel 1954 e ha iniziato a fare la Naia. Ha fatto la Naia alla caserma di Nobixio, dove si faceva il CAR. Magari qualcuno di diversamente giovani qua dentro ci è passato la casale a fare il CAR. E tantissimi ci passano in Italia. La Nobixio è piena, tutti i tetti in amianto. L'incontro con Casale, con Ferrato, di Vincenzo e di Ninino avviene così con la Bixio. Nel 56 Ninino non ha ancora finito la Naia, ma già si mette al lavoro ed apre in via dei Grani la prima pizzeria a Casale Monferrato, si chiamava Capri, che poi si è trasferita in Piazza Ratazzi. La prima pizzeria viene aperta da Ninino, eccolo qua, Ninino è un lavoratore, già in questa foto si vede, mentre tutti gli altri sono in posa per la foto, lui comunque serenamente continua a lavorare, è l'unica roba che sa fare Ninino, tutta la vita ha lavorato, sa fare solamente quello, non è ancora finito, lei già ha aperto la prima pizzeria a Casale Monferrato. In quegli anni, negli anni 50, la nostra piccola Fiat si approvvigiona di amianto grazie alla ferrovia. A Casale Monferrato, questa è la piantina per farvi capire, qui c'è la ferrovia di Casale, qui c'è quella di Piazza d'Armi. Tutto l'amianto che deve essere lavorato arriva qua, in Piazza d'Armi. Dei binari attraversano tutta la città di Casale e arrivano alla Ethernet. Il lavorato parte dalla Ethernet, attraversa tutta Casale e viene sbracciato ovunque. Ma qual è il problema? Perché l'amianto che arriva viene portato, come vi ho fatto vedere con l'immagine prima di Prini, per tutta la città. Questo è il centro di Casale, via Roma. Questo è Valentino, Porta Milano, Borgoara. Qui sei nel centro, tu passi in mezzo alla città con i carichi scoperti, pieni di amianto. E la spargi ovunque. Ovunque. E poi arrivi qua in ditta e qua in ditta l'amianto viene lavorato, viene smaltito in più modi, viene smaltito regalandolo e viene smaltito facendoci qua passa il Po, mettendolo tutto in riva al Po, dove viene fuori una bellissima spiaggia bianca che sembra di essere ai Caraibi e tutti i casalesi vanno sulla spiaggia bianca del Po, è bellissimo, gratis, è bellissimo, c'è una spiaggia come essere ai Caraibi e non paghi niente, e c'è chi va a pescare, chi va a fare la domenica a mangiare, chi ci va a fare il bagno, perché all'epoca, basta leggere Pavese, a Po si poteva ancora tranquillamente farci il bagno. E questo sono io. Ma ci arriviamo. Nel 1961 Vincenzo si sposa. Vincenzo è arrivato alla Casale, ha aperto la pizzeria nel 56 e si sposa. Nel 1961 però succede qualcosa di strano. Gli operai iniziano a lamentarsi delle condizioni lavorative che c'erano all'interno della Ethernet. Cioè arrivava sto materiale, lo filavano, lo spaccavano, lo trituravano, tutto senza niente. Al massimo una mascherina. Nel 1961 avvengono i primi scontri sul Ponte del Po. Sul Ponte del Po questi primi scontri fanno sì che si percepisca il problema. Mentre Vincenzo si sposa, Battista è in compagnia di quelli che molti verranno portati tutti dentro, perché sono dei rompicoglioni. Infatti non ci saranno grandi risultati, però per la prima volta si alza la testa. Nel 1966 entra formalmente nel CDA il barone Louis de Cartier. Ed è importante questo nome, Louis de Cartier di Marseille, è importante, lo vedremo qui più in là. C'erano già i De Cartier dentro, i Mazzara nei prestanome, però finalmente c'è il Belga, nel 66 effettivamente c'è il Belga. Battista nel 1968, 57 anni, esce dalla Ethernet. Esce dalla Ethernet
e non è più il Battista che c'è entrato. Ha difficoltà a respirare, però, ha preso un bello stipendio. Ah, comunque, come si dice, adesso può andare finalmente in pensione, a 57 anni, all'epoca non c'era la Fornero, quindi si riusciva ad andare ancora in pensione. Ha comunque un'indennità, ha avuto un'indennità, e tutto sommato gioco vale la candela. In quegli anni la Eternit a Casale impiega 2.000 persone. Casale arriva scarsamente a 40.000. Togliete le donne, che stavano moltissime, stavano a casa, non venivano, poche erano le operaie, che... togliete i bambini, togliete i vecchi, viene fuori che quasi un casalese su 10 era impiegato alla Eternit. Eravamo tutti là dentro. E ovunque c'era l'amianto, lavorato e di scarto. Ma andava tutto bene. Andava tutto bene. Negli anni 70 però le cose iniziano a cambiare. Nel 72 Nino mette al mondo la sua terza figlia, Michela. Nel 72 entra a capo l'ultimo rampollo degli Schmidaini, Stefan. Stefan è bravissimo e l'ha dimostrato per l'appunto in Sudafrica, l'ha dimostrato ovunque. Stefan lo dimostrerà in tutta la sua vita. Stefan è un filantropo. Stefan è fra i fondatori dell'UBS. Stefan è fra i fondatori della Swatch, l'orologino. Stefan è una macchina da soldi. Stefan negli anni 80 progressivamente dismetterà poi queste, tutto ciò che ha a fare con l'amianto e diventerà negli anni 90 consigliere di Clinton. E all'ONU sarà ascoltato come un ambientalista illuminato. Questo è Stefan Schmidaini, che è stato ancora invitato in Brasile ultimamente per il summit ecologista mondiale. Però qualcuno ha rotto i coglioni e ha pensato bene che fosse andare a caso di presentarsi. Ma ci arriveremo. Perché c'è questa mia foto? C'è questa mia foto perché io qua sto giocando a Casale Popolo. Io sto giocando a Casale Popolo e qua sono un pochino più grande con mio nonno, con Battista. Questo pavimento. Questo è il contenitivo dell'orto. Qua è fatto con l'amianto. Queste sono tutte le orduline d'amianto. Mio nonno, all'epoca siamo negli anni 70, ottenne l'invalidità, che progressivamente lo portò all'85% di invalidità permanente, l'asbestosi. Mio nonno non aveva praticamente più un polmone per respirare. Io quando andavo a Popolo non potevo giocare con mio nonno. Mio nonno non poteva correre. Mio nonno si faceva un piano di scale, le veniva immediatamente il fiatone. Ma mio nonno è stato ancora uno dei più fortunati. È stato ancora uno dei più fortunati. Verso la fine degli anni 70 iniziano appunto, le cose iniziano da bene. Tutti questi cavolo di cartelli da morto che vengono messi fuori dalla fabbrica, insomma, è stato sfortunato. La Villa Pubri, si diceva così, per la Pubri, la polvere. Tumori ai polmoni in maniera massiccia. Una sfiga quelli che lavorano all'Eternit, incredibile. Tutti i tumori ai polmoni che la metà basta. Vengono messi dei filtri ma sono delle sciocchezze. Iniziano nella seconda metà degli anni 70 la CGL ed alcuni ambientalisti o alcuni medici del lavoro che sono appassionati e sono, tra virgolette, adesso diremo di parte, sono militanti, a muovere il problema. Il problema c'è. L'ICA di Casale Monferrato arriva verso la fine degli anni 70 a avere più vertenze con l'INAIL nazionale dell'intera Camera del Lavoro di Milano. Si è deciso a un certo punto di dire basta, non vogliono dare, o rivedendo quei contagocce, sono in casi come quello di Battista, non vogliono dare gli infortuni professionali, non vogliono dare le rendite, non vogliono riconoscere le malattie professionali. Alla Eternit si continua a minimizzare, gli operai rompono i coglioni, finiscono al cremino. Cos'è il cremino? Il cremino è il reparto peggiore della Eternit. Niente filtri, si sminuzza, si fa... Tutti quelli sindacalizzati, tutti quelli che rompono le palle finiscono al cremino. Così vi imparate. Così vi imparate. La smettete di rompere i maroni e ne respirate il doppio. Negli anni 80 l'Eternit Italia inizia a avere dei seri problemi. Inizia a avere dei seri problemi, tanto che nel 1986
la Eternit, come era considerata a Casale Monferrato, con sede a Genova, fallisce e si inizia subito a parlare di riaprirla, perché era un fallimento pilotato. Si inizia immediatamente a parlare di riaprirla, e qui c'è una cosa che questi giorni che ho visto a Taranto l'ho riconosciuta. C'è chi sa che fa male, ma c'è chi dice: prima di morire di fame voglio rischiare di morire di lavoro. Nella prima metà degli anni Ottanta ci sono ancora sindacati che dicono: voi che fate questa battaglia ci fate perdere il lavoro. Stanno già morendo come le mosche. Eppure ci sono sindacati che dicono: voi ci fate perdere il lavoro. Nel 1986 c'è questo fallimento pilotato. Nel 1987 il sindaco di Casale Coppo fa una cosa unica in Italia. Dice: nel territorio casalese l'amianto è bandito, non può essere lavorato, non può essere prodotto, non può essere utilizzato. Mentre in tutta Italia si può ancora fare, in teoria, a Casale Monferrato non si fa più. Basta, abbiamo pagato un conto altissimo, questi mi fanno la riconversione ricominciando a produrre amianto. No, basta, a Casale l'amianto non lo producete più. Questo è il 1987. Nel 1988 Battista vede cambiare le cose, vede crescere la sua reddita, ma le sue condizioni di vita peggiorano. Passiamo agli anni 90. Negli anni 90 la Eternit ha chiuso, ma ci lascia solamente nella Eternit, ma ci lascia questa eredità. È un disastro. Quello che ci lascia e che sarà poi bonificato, ve lo leggo, perché non stiamo parlando di smarino, non stiamo parlando di roccia, attenzione, stiamo parlando di amianto. Alla fine, per bonificarla, bisognerà rimuovere delle superfici di lastre di copertura, tamponamenti esterni, controsaffitti, pannelli per 54.000 metri quadrati. Cumuli di amianto rimossi, perché se ne sono andati tipo ladri di notte, hanno lasciato ovunque sacchi aperti. Cumuli di amianto rimossi 1.500 metri cubi. Volumi di lastre smaltiti nelle vasche sotterranee del prefabbricato 15.000 metri cubi. Volumi demoliti dopo la bonifica a metri cubi 160.000, questa è solo la Eternit. Poi c'è tutto il resto di quello che c'è a Casale. Tetti, solette, tipo inabili vicini, ovunque, non c'è nessuno che non si trovi il palazzo vicino, qualcosa. C'è ovunque Eternit. In una qualunque sui tettoia dove si mettono le bici trovi l'Eternit. C'è ovunque l'Eternit. Questo ci hanno lasciato, se ne sono andati. Ha fatto profitti per 70-80 anni, poi ci ha lasciato questo disastro, con i costi che ci sono da sopportare. Negli anni 90 c'è questo disastro, gli ambientalisti fanno anche azioni eclatanti, limiti della legalità, vanno dentro la fabbrica, fanno foto, ma niente. Abbiamo ambientato l'amianto, nel 1992 forse andranno a rompere anche le palle a Roma, con Pullman, gli ex lavoratori e tutto, viene invitato anche in Italia, forse andasse con Riccardo davanti all'Ina, a rompere le scatole, boh! L'amianto che è data la lavorazione, oh, risolto il problema, no. No, noi siamo stracolmi. Nel 2004 si sposa, nel 1998, come ho detto, c'è questo passaggio e tutto il resto. Nel 2004 la figlia di Nino si sposa. La figlia di Nino si sposa con il nipote di Battista. Il matrimonio viene fatto nel 2004. Nel 2004 c'è un esposto importantissimo. 12 ex lavoratori che stavano in Svizzera vanno a fare un esposto dal signor Guariniello. Ci sono dei parallelismi con Chiesa, il Variuolo, dal quale poi nasce il mondo. E la stessa cosa è qua. 12 lavoratori fanno l'esposto per l'esposizione ai danni di amianto che hanno subito in Svizzera lavorando per gli Schmidaini. Questi 12 lavoratori sono nella giurisdizione di Torino. A Torino c'è, sotto Torino, Cavagnolo, c'è Cavagnolo, che era la stensita, poi levata dall'Eternit, e praticamente Cavagnolo di Schmidaini, Casale Monferrato di Schmidaini, Rubiera dell'Emilia, Eternit di Schmidaini, Bagnolo di Schmidaini. A questi 12 con gli esposti si attaccano tutti. E a Casale appunto iniziano a raccogliere gli esposti. Siamo solamente nel 2004. Si era provato a inventare qualche causa, ma era stato un disastro negli anni precedenti. Negli anni 2000 finalmente si fa questa benedetta bonifica che vi ho detto, e poi ci arriveremo anche a questa bonifica. Nel 2008, qua vedete l'Eternit prima della bonifica, guardate che area incredibile,
un giacimento d'amianto. Guardate, dopo abbiamo dovuto fare un sarcofago, tipo Chernobyl. Abbiamo dovuto fare una colata di cemento terrificante. Per isolarlo, non potevamo asportarlo. Abbiamo dovuto, ecco, l'unico modo per riappizzare l'amianto è isolarlo. Nel momento in cui, anche se non lo stavo orando, mi restava tutta quella schifezza in giro, con le correnti d'aria e tutta, la città è esposta. La città è esposta. Inertizzata, completamente.